Ciao ragazzi, oggi vi mostro come sistemare gli estrusori del filamento per poter usare senza problemi il filamento flessibile. Vediamo quelli usati dalle Tronxy, la X5S, la X3S, la C5, e quello usato dalle Anycubic, la Cossel, la I3 Mega. Partiamo con l'estrusore delle Tronxy. Allora, in generale, l'estrusore delle Tronxy, la parte blocchetto d'alluminio, sti qua, non c'è niente da fare. Il foro di inserimento del filo è da 2 mm, è ottimo, va benissimo anche col filamento flessibile. Dov'è il problema? Il problema sono queste boccole di raccordo con il tubo. Vedete come il foro delle boccole è nettamente più grande. Allora, quando usiamo il filamento flessibile, tra il tubo e questo canale qua c'è questo spazio qua di circa 8 mm più largo, dove il filamento si incurva e si blocca. Allora, per risolvere, bisogna allargare il foro di queste boccole, come ho fatto con queste due. Bisogna allargarlo a 4 mm in maniera che ci possa scorrere il tubo di teflon. Vedete, originali e allargati. Allora, per fare questo lavoro dovete prendervi tre punte, 3 mm, 3,5 e 4. Prendete una boccola e ci infilate il tubo, un pezzetto di tubo, fino in fondo. E ve la fissate con una. Pinza. A questo punto, con un trapano, iniziate con la punta dalla più piccola alla più grande. Il tubo vi fa da fermo alla punta. Indicativamente qua dovete entrare con 8-9 mm al massimo. Vi consiglio di farlo così con le mani e non metterlo nella morsa, perché in questa maniera la punta si autocentra con il foro.
E niente, fatelo con calma, piano piano. Stop. Ora, una volta che avete le boccole così allargate, il problema è risolto. L'avvitate e spingete il tubo fino a toccare il fondo. Ora, nel caso invece della Anycubic, questo foro era da 2,5, quindi l'ho allargato a 4 in maniera da far passare il tubo esca dall'altro lato. Ora questo tubo è tutto schiacciato e si infila male. Fate lo stesso lavoro con la boccola. Ora quindi, una volta montato, spingete il tubo finché va ad appoggiarsi sull'ingranaggio. E anche con questo avete risolto il problema del filamento flessibile. Bene, per questo video è tutto. Ciao, ci vediamo alla prossima.